Presidente, che cosa vuol dire però attrarre investimenti tramite la ZES in un territorio come quello dell'Aquila e del circondario? Le aree interne sono sicuramente l'area dell'Abruzzo, diciamo, più penalizzata e che negli ultimi anni ha conosciuto un inverno demografico, ma anche, diciamo, una caduta di quelli che sono stati gli investimenti produttivi. La ZES, l'intuizione della Regione Abruzzo di estenderla fino alle aree interne, ci darà la possibilità di portare proprio in queste aree ulteriori investimenti. Abbiamo già manifestazioni di interesse, quindi siamo molto fiduciosi nel prossimo futuro. Quali sono le linee di interesse, diciamo, quegli aspetti che vengono ad attrarre gli imprenditori? Allora, la ZES garantisce innanzitutto la semplificazione amministrativa per gli insediamenti, quindi una velocizzazione degli investimenti. Oltretutto dà l'opportunità di, diciamo, di avere un credito d'imposta, quindi sugli investimenti, e addirittura un 20% sugli immobili che si andranno a costruire, immobili strumentali.